Ciao a tutti, siamo qua con un giovane di Concorrezzo stasera, chiediamo a lui di presentarsi e di raccontare un po' cosa fa nella vita. Ciao, sono Marcello Ronchi, sono un trombettista, musicista e come lavoro suono nei musical. Come e dove e perché hai iniziato a suonare? La passione per la musica è nata da piccolo, in casa mia mamma e mio papà suonano e suonavano e suonano. Mio papà ha un gruppo rock da 35 anni, io ho sempre ascoltato musica fin da piccolo. La passione per la musica è iniziata a farsi sentire intorno all'età di 12 anni, dove ho iniziato lo studio col flauto per poi passare alla tromba, iniziando proprio al Conservatorio di Milano. Successivamente tutto il percorso musicale di studi si è sviluppato all'interno della banda di Concorrezzo. Sappiamo che hai fatto parte del cast di un importante musical internazionale, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, tutto ebbe inizio con una chiamata intorno a metà febbraio, dove un mio amico mi ha chiesto di andare a suonare per un mese con questo musical Jersey Boys, di cui non sapevo assolutamente nulla. Siamo partiti per Sassari, dove abbiamo fatto un allestimento che è durato circa una decina di giorni e successivamente siamo andati a Milano, e dove abbiamo avuto un grande successo e difatti è stato riconfermato per ancora un mese a Milano, portato in Francia a Parigi per 9 repliche e adesso in giro per l'Italia e verrà presto qui a Concorrezzo. Ma allora raccontaci un po' la storia di questo Jersey Boys. Allora, Jersey Boys è un musical ambientato negli anni 60 nel New Jersey, appunto. È la storia di Frankie Valli, i Four Seasons, e la loro ascesa al successo con vari, diciamo, inghippi con mafia e ragazze. Il musical è un musical brillante e nella parte finale è anche una parte drammatica. È comunque un jukebox musicale, infatti ci sono un sacco di canzoni famose scritte dai Four Seasons, come Sherry, Big Girl Don't Cry, Walk Like a Man, Can't Take My Eyes Off of You. Jersey Boys ha vinto due importanti premi quest'anno agli Italian Musical Award, il premio miglior spettacolo nuovo del 2016 e il premio come miglior attore protagonista dato ad Alex Mastromarino. Adesso sappiamo che sei qua da noi a provare per un nuovo musical, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, stiamo allestendo La febbre del sabato sera, il 3 dicembre ci sarà l'anteprima qui al Cineteatro San Luigi. L'allestimento è comunque una parte importante del musical perché si iniziano a conoscere e a scoprire noi per primi le trame di questo spettacolo. Sempre musica dal vivo, la regia di Claudio Insegno, le coreografie di Valeriano Longoni. La storia, beh, la conoscete tutti, è la febbre del sabato sera, un allestimento comunque nuovo, in chiave moderna, scritto in chiave moderna. Anche questo è un jukebox musicale dove ci sono le famosissime canzoni dei Bee Gees, Stayin' Alive, Boogie Shoes e molte altre. La storia di Tony Manero, interpretata da Giuseppe Verzico. Adesso ti chiedo, com'è suonare nella tua città, portare qui questi due importanti musical? È sempre una grande emozione suonare in questo teatro, comunque ha avuto tutto inizio qui, il mio primo concerto con la banda a 13 anni è stato qui, è sempre bello comunque anche stare in un ambiente molto familiare, ben familiare, e incontrare anche i miei amici nel pubblico. Vi aspetto il 3 dicembre alle ore 21 con La febbre del sabato sera e il 17 gennaio sempre alle ore 21 qui al Cineteatro San Luigi con Jersey Boys.